Buongiorno a tutti e buon lavoro prima cosa. Il mio è un saluto come da come dire, programma di questa iniziativa che credo sia utile anche perché vi dico subito che questo è un tema che è venuto fuori con forza nella Commissione per la sburocratizzazione che il Ministro Costa ha voluto istituire e che ha, diciamo così, visto già nel mese di febbraio l'inizio dei lavori ed è composta, come forse molti di voi sanno, anche dalle rappresentanze delle piccole imprese. Questo tema è chiaramente stato sollevato e sicuramente la Commissione darà, come dire, il necessario approfondimento nel presupposto che ovviamente esiste una legge e come tale va rispettata ed attuata. Per cui tutto quello che si può fare per aiutare gli operatori, le stazioni appaltanti a, come dire, utilizzare al meglio quello che esiste in termini di potenzialità, che già esiste in termini di potenzialità e quelle che si possono implementare, sarà cura dell'ambiente farlo. E questo non solo perché c'è questa commissione che ovviamente il Ministro ha voluto con la logica di confrontarsi con tutte le parti, con tutti gli operatori sul settore, per cercare di individuare quelli che sono gli elementi che possono essere semplificati o autonomamente dal Ministero dell'Ambiente, soprattutto se si tratta di prassi amministrative, di atti amministrativi, o in via normativa, ovviamente riversandolo anche sul tavolo di chi nel governo si occupa di questa materia, che è poi il Ministro della Funzione Pubblica. Quindi, secondo me, questo tema che voi trattate oggi va a pieno titolo, come dire, attenzionato anche sotto questo aspetto della semplificazione. A questo proposito, le discussioni che sono state fatte in Commissione hanno riguardato in primo luogo il tema a voi ben noto delle certificazioni, che è ovviamente intimamente connesso con la questione dei CAM, certificazioni che sono ritenute forse un po' troppo, diciamo, invasive, un po' troppo ridondanti, e su questo io e il beneamato direttore che è seduto qui di fronte a me, credo che prendiamo pubblicamente un impegno a approfondire maggiormente, magari con un tavolo di lavoro ad hoc, se il beneamato direttore ci presta la sua attenzione, che insieme ai soggetti, appunto agli operatori economici, possa andare a vedere nelle singole pieghe dei procedimenti queste certificazioni, come noi possiamo, come dire, semplificarle, perché non c'è dubbio che l'altro obiettivo che preoccupa ovviamente a questo punto non solo il Ministero dell'Ambiente, ma tutti noi, anche come cittadini, è quello che non ci siano rallentamenti nell'esplicazione delle attività produttive. Quindi noi vogliamo che le certificazioni siano un elemento di garanzia, ovviamente, a tutela ovviamente dell'ambiente, ma nello stesso tempo che non diventino diciamo, degli ostacoli, dei tempi morti ancora ulteriori rispetto a quelli che sono già previsti da procedure e che diventano dei tempi tecnici, non dei tempi, come dire, ulteriori a quelli che sono gli adempimenti necessari. In questa logica io penso che la Commissione, ne parlavamo prima sempre col beneamato direttore, che possa, come dire, istituire magari un tavolo di confronto più ristretto, con dei tempi molto stretti, perché non so se qui ci sono i componenti della commissione che io coordino. Noi abbiamo avuto dal ministro il termine del 30 aprile per redigere una relazione complessiva. E questo è un tema che va a pieno titolo nel tema semplificazione.
Ma io direi anche un'altra cosa come ambiente. Il Ministro, voglio dire, ovviamente partendo dalla norma del codice degli appalti, poi tutta la discussione se il codice degli appalti vada rivisto o meno ovviamente non appartiene a questo tavolo, appartiene a tavoli diversi. Dovendo noi preoccuparci di una gestione che nello stesso tempo deve essere rispettosa delle norme ma non deve ostacolare l'attività, il Ministro ha stabilito addirittura nella sua direttiva che i CAM non sono solo un obiettivo del direttore Grimaldi, ma sono un obiettivo trasversale a tutto il Ministero dell'Ambiente. Questo significa che, a cominciare dal dottor Brati, che è seduto qui alla mia sinistra, in quanto direttore dell'ente ISPRA, che è ovviamente un ente di supporto indispensabile all'ambiente, anche tutti gli enti, per finire, a quello che è seduto alla mia destra, al presidente Biscaglia, ovviamente non solo l'ambiente, ma tutti gli enti principali che ruotano nell'ambito dell'ambiente si dovranno attenere e sensibilizzare a loro volta, perché è un'azione attiva e proattiva, nel senso che ognuno deve ovviamente fare i bandi nel rispetto di queste norme dei CAM, ma deve a sua volta sensibilizzare tutti i soggetti con cui viene in contatto a far sì che questi CAM vengano attuati. Non stiamo chiedendo molto se non l'applicazione di una norma oramai. Quindi il nostro sforzo su questo tema è comune, ed è talmente comune che è diventato, come voi sapete, un obiettivo, come vi ho detto prima, un obiettivo di tutte le direzioni generali e degli enti che lavorano nell'orbita del Ministero dell'Ambiente, in primo luogo ovviamente la Sogesit e l'ISPRA. Su questo credo che tutti noi dobbiamo lavorare in sinergia, perché ovviamente le difficoltà sono tante. Ci sono difficoltà delle stazioni appaltanti che sono relative non solo ai CAM, ma sono relative anche ad una carenza strutturale che c'è purtroppo oramai in tutte le pubbliche amministrazioni. Nella mia precedente vita io ho fatto il prefetto, quindi ho avuto contatti frequenti con i comuni e con le realtà talmente diversificate dei comuni, perché ovviamente voi sapete che noi abbiamo quasi il 70% dei comuni che sono al di sotto dei 5.000 abitanti, il che significa che hanno una struttura amministrativa molto ridotta, e quando manca il responsabile dell'ufficio tecnico nessuno può firmare come dire, un progetto, un appalto. Allora il nostro impegno, e su questo io come colei che coordina anche le direzioni generali del Ministero dell'Ambiente, chiederò un impegno a tutte le direzioni, anche in termini come dire, di risorse possibili da poter utilizzare, credo che noi dobbiamo farci carico anche di un'azione di formazione, quantomeno nei confronti degli enti pubblici che poi attuano le politiche dell'ambiente, perché l'ambiente ovviamente fa tante attività, fa tante linee strategiche, ma se i governi territoriali non attuano quello che poi viene stabilito qui a Roma, è evidente che l'effettività dell'azione non è così completa. Detto questo, signori, io mi scuso se tra un po' dovrò andare via. Spero di, come dire, di avervi dato l'idea di quello che noi ci accingiamo a fare con determinazione e in collaborazione con tutti, e vi auguro buon lavoro.